Abbiamo iniziato la riqualificazione di quest'area con l'assessore Galasso e la completiamo con l'assessore Mele, perché con l'assessore Galasso abbiamo iniziato il restauro dell'Urban Center, che è stato il primo edificio che abbiamo restaurato e riaperto, e adesso cominciamo i lavori all'interno della nuova struttura che sarà destinata alla cittadinanza, sarà la casa della cittadinanza, la casa delle associazioni. Il primo giorno da assessore per Nicola Mele è quello del sopralluogo nell'ex caserma Rossani per l'avvio dei lavori del cantiere sulla palazzina che dopo il restauro ospiterà la casa della cittadinanza. La macchina è partita e i tempi sono stretti, almeno quanto quelli che separano il nuovo titolare dei lavori pubblici dal voto di giugno. Barese, 53 anni, funzionario ANAS, prende la staffetta da un altro ingegnere della stessa azienda, l'uscente Pino Galasso, che ha mantenuto lo stesso incarico nella giunta foggiana di Maria Ida Episcopo. È un incarico a tempo, però sicuramente è un'opportunità importante di mettermi a disposizione della città e dei cittadini. Ci sono diverse opere che devono partire, alcune altre opere che stanno per terminare, poi c'è da pensare anche ovviamente all'ordinario, quindi con la manutenzione. Quindi diciamo mi sono messo al lavoro con entusiasmo quindi credo che 5 mesi, pochi ma molto intensi, insomma. Un po' perfetto, grazie. Abbiamo un disegno?